E siamo con Lucia Bertolotto, esperta in gestione e difesa del patrimonio. Benvenuta. Grazie a tutti voi. Rottamazione quater, cos'è? È un'occasione per tutti i contribuenti con una posizione debitoria con il fisco per rateizzare quel debito togliendo definitivamente tutte sanzioni, interessi e agio. Quali sono i vantaggi della rottamazione? La rottamazione consente di scontare il proprio debito, ma questo sconto diventa effettivo solamente se si paga l'ultima rata. Se si salta anche solo una rata, si decade dal piano e si ritorna a tutto il debito iniziale. Quanto versato va poi a tamponare il debito senza chiudere nessuna posizione. Sarà possibile rateizzare le cartelle se non già state oggetto di rateizzazione precedentemente cadute. Sicuramente i contribuenti con i debiti più vecchi otterranno un vantaggio maggiore, ma si andranno a pagare anche le imposte non più dovute. Le sentenze di Cassazione hanno chiarito che dopo i 5 anni il debito è del tutto prescritto e quindi non più dovuto. Dalla presentazione della domanda sarà possibile e sospesa la riscossione. Verranno sospese le azioni già avviate. Si potrà ottenere il DURC. È possibile anche inserire i carichi già compresi nella rottamazione TER, Come si paga la rottamazione? anche in un'unica soluzione, oppure le 18 rate in 5 anni. Le prime due rate però sono pari al 10% del debito l'una, da pagare la prima al 31 ottobre e la seconda al 30 di novembre 2023. Le successive rate sono da pagare in 4 rate per gli ulteriori 4 anni, a partire dal 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 di novembre. Questa divisione porta i contribuenti a pagare nei 2 mesi ben il 20% del loro debito. Quali alternative ci sono per i contribuenti? C'è un'altra soluzione che permette di risolvere la situazione in via definitiva. È necessario però valutare la posizione debitoria complessiva con un professionista per valutare se ci sono i presupposti di adesione alla transazione fiscale o al concordato che permette all'imprenditore di cancellare circa l'80% del proprio debito, mettendo un punto alla posizione debitoria oppure chiedendo la legge 3 per le persone fisiche. Come contattarvi per avere altre informazioni? Sul sito www.bibitutela.it, compilando il form o inviando un'email a info@bibitutela.it o chiamando 327 6923 654. E noi ringraziamo Lucia Bertolotto, esperta in gestione e difesa del patrimonio. Grazie, buon lavoro, alla prossima. Grazie a tutti voi.